Diciamo che non è difficile perché i bambini vengono molto volentieri a scuola. Probabilmente l'esperienza del passato, diciamo questi mesi Non parliamo trascorsi a niente di più. casa, Poi possiamo fare una telefonata senza responsabile, sì. possibilità di relazione Un'altra con volta i dopo fare bambini, con gli telefonata, altri compagni, hanno forse fatto capire ai bambini quanto sia importante la scuola. Quindi i bambini vengono molto volentieri a scuola. Invece i ragazzini della seconda e della terza media, che sono stati invece costretti dall'ultimo provvedimento a rimanere a casa, ne soffrono, non sono contenti di non venire a scuola. L'attività online è un'attività che sicuramente non potrà mai sostituire la relazione educativa, la relazione tra docente e alunno e la relazione con i compagni, con i pari. Quindi noi sicuramente ce la metteremo tutta, siamo pronti già dal primo giorno, stiamo erogando l'attività a distanza Vediamo un po'. e tuttavia inevitabili ripercussioni ci saranno sicuramente sia sull'aspetto prettamente proprio della relazione dei bambini e sia sull'aspetto apprenditivo, perché ovviamente le lezioni online saranno lezioni ridotte dal punto di vista anche quantitativo, perché non potremo erogare tutta l'attività che facevamo in presenza. Quindi a fronte di 30 ore settimanali ne faremo circa 20. Nel comprensivo 1 non abbiamo avuto alcun tipo di problema circa l'applicazione del regolamento e circa le prescrizioni che le normative che si sono succedute durante l'estate hanno prescritto. Quindi la scuola ha adottato tutte le precauzioni necessarie e tutte le misure prescritte. C'è stato qualche caso che però ovviamente proveniva dall'esterno della scuola, ma è stato prontamente bloccato.